Siamo che a Fan Italiani a questa cena divertentissima, carinissima. Signori, vi presento Cristiana Capotondi. Esatto, Andrea Pezzi ci presenta Cristiana Capotondi. Mi scuso per il naso rosso, ma... Che ha un po' di naso rosso perché ha un po' di allergia come anch'io. Lo lascio tutto questo. Una tenuta straordinaria. Lascio tutto perché sono un po' caduto dallo sgabello. Sì, però devo dire che... Devo dire che siamo tutti e due sobri, è stato solo una... è stato solo un piccolo incidente. Sei rimasto con dignità. È vero, sono rimasto con dignità. Grazie. Allora, ragazzi, innanzitutto è un piacere incontrarti e grazie della tua disponibilità a essere con noi in video, nonostante sia un momento di insomma, così, di divertimento, no? Siete all'Expo, tu Andrea oggi, perché? Beh, anzitutto perché non si può non essere all'Expo, nel senso che mi sembra che sia il luogo in cui stare, che noi abbiamo saltato nella sua, nel suo primo giorno di vita, invece oggi siamo riusciti a venirlo a vedere. Io ieri avevo la febbre, quindi sono rimasta a casa, e poi l'occasione anche di mangiare da Massimo Cottura, che notoriamente non è uno chef che ha la sua casa a Milano. Quindi è vero questo principio per cui l'Expo ospiterà tanti eventi di chef stellati, ma anche tanti eventi di curiosità gastronomica, e quindi può essere questo uno dei motivi per visitare i padiglioni dei paesi, ma anche per gustare una cucina diversa, no? Quasi come se gli chef di tutto il mondo venissero da noi e noi non dovessimo viaggiare, sì, fino da loro. È una fiera anche della cucina stellata in qualche modo, quindi l'occasione è anche quella di incontrare dei gusti, dei sapori che è difficile incontrare anche tutti insieme volendo. Si può mangiare a pranzo da una parte e a cena dall'altra, veramente facendo un percorso gustativo del mondo, ed è veramente una Disneyland molto italiana in qualche modo, perché se noi eccelliamo in qualcosa sicuramente eccelliamo nella biodiversità, eccelliamo nella cucina, e il fatto di riunire qui tutte le cucine del mondo secondo me è molto interessante, guardando questo posto si ha voglia che... Qual è il tuo rapporto col cibo, con la cucina e col cibo? È molto buono. Qual è il miglior cestino pranzo? No, non mi parli di cestini, perché noi con il cinema abbiamo dei cestini che sono felicissima di mangiarli, spero di mangiarli per tutta la vita, ma ogni tanto diciamo che durante l'ora di pausa cerchiamo la prima. Però ogni tanto si sentono, soprattutto gli attori francesi, diciamola tutta, no? Gérard Depardieu piuttosto che Michel Auteuil, che descrivono cestini pranzo stellati come se davvero esistessero. Esistono o no? Non è capitato. Ah, ecco. Però so che Gérard Depardieu ha aperto il suo ristorante, quindi forse sono i cestini del suo ristorante, non so, perché a noi non è capitato. Però noi mangiamo del cibo onesto, ma molto semplice. Diciamo che qui la cosa meravigliosa è che c'è un'attenzione, una cura alla materia prima, che una cura nel riuscire a tirare fuori da quella materia prima è sicuro migliore. Molto spesso anche nella cucina quotidiana non riusciamo a fare. Cioè la mamma che fa la pasta al sugo, poi nei nostri ricordi è la migliore del mondo, però non fa la pasta al sugo Massimo Cottura, o Fulvio Pierangelini, o qualsiasi altro chef, è un altro sapore, è proprio una cosa completamente diversa. Quindi l'Expo come esperienza, come luogo dove provare a capire i paesi, a capire la loro cucina, bene. E invece il cinema, che cosa stai facendo, cosa ti aspetta? Ah, io sono in questo momento, ho appena finito le riprese di un film che è il film di Ross Stewart, la sua seconda regia, quindi sono da qualche giorno in vacanza, ho appena finito, dovrò girare delle cose in estate, e nel frattempo sto lavorando delle cose mie, vediamo quello che succederà. Sicuramente il 2015 è un anno molto particolare, ma anche pieno di ispirazione, perché veramente credo che l'Expo, con tutto quello che porti, possa essere, penso, per il nostro cinema anche un punto di, come dire, anche un punto di incontro per il cinema, immaginando che molte delle persone che magari sono qui e arrivano qui poi possono rimanere per il Festival di Taormina, per la mostra del cinema, certo, di Venezia. Quindi è un'occasione anche per il cinema di mettersi un po' in vetrina. Il cinema ha come uno dei suoi temi importanti quello del cibo, della cucina, ma anche di ciò che intorno al cibo ruota, delle emozioni. Beh, e di no. Storico il pranzo di Babette, no? Il cibo che rompe. Tu quando hai avuto a che fare col cinema sul set, col food sul set?
Ma io tutte le volte che ci sono da fare delle scene in cui si mangia, per me è un tema di grande preparazione da prima, perché inizio a cercare di parlare con gli scenografi, gli attrezzisti, per capire che cosa mangeremo, che tipo di... cerco di farmi fare sempre una cosa delicata, perché poi magari se una scena dura 4 ore devo mangiare la stessa cosa. Quindi in quel caso ho molto a che fare con il cibo, mi piace, poi ho il vizio, ma le segretarie di edizione mi rimproverano sempre che se nella scenografia ci sono delle ambientazioni con del cibo, io spiluppo. Quindi rovini la scenografia subito. No, ma comunque da una scena all'altra cambia, perché certo. Io vado lì e prendo una noce. Quindi non si può, bisogna girare in sequenza con te, esatto, sennò diventa un casino. Bene. Senti, grazie Cristiana Capotondi, grazie di questa grande disponibilità. Mi auguro che l'Expo ti diverta ancora per diversi giorni. Sì. Ti aspettiamo al cinema. Sei mesi di divertimento. Ti aspettiamo al cinema. Affari Italiani ha una sezione dedicata ai festival del cinema. L'ultima domanda è su questo. Cosa pensi di questo sistema, di questa modalità di trasferire al pubblico cultura del cinema, non solo da parte dei grandi soggetti, ma anche di piccole realtà che con fatica portano avanti questo tipo di messaggio? Parli dei film indipendenti? Beh, io parlo dei festival, cioè ci sono piccoli festival che magari distribuiscono film anche importanti, ma in piccoli contesti, con pubblici in città di provincia, o in montagna, o al mare, o in luoghi particolari dove non c'è ancora il business del cinema come spalla del festival. Quindi è un modo di trasferire, no, la conoscenza del cinema a tanti. A me è capitato per esempio di andare con Sabrina Impacciatore e Claudia Gerini per Amiche da morire a Castiglion della Pescaia. È stata una splendida occasione anche per mangiare, per esempio, insieme, perché hai l'opportunità veramente di girare in Italia e di vedere delle piccole realtà locali che ti fanno capire come sia bella l'Italia, come sia veramente diversa, come sia varia, come sia piena di bella umanità. E questo fa bene anche a noi, diciamo, incontrare quel tipo di pubblico che poi è un pubblico che rimane affezionato, che ti ha conosciuto personalmente, che poi ti viene a vedere. E purtroppo sono dei bei momenti di incontro e credo che possano veramente portare molto anche alle piccole comunità locali. Personalmente per me sono sempre delle occasioni di vacanza. Peraltro molti di questi festival sono anche estivi, quindi l'occasione è anche quella. Quindi è giusto unire l'utile al al piacevole. Credo che sia bello anche accompagnare il proprio film in luoghi belli. Grazie Cristiana, Affari Italiani ti aspetta in diretta streaming appena potrai dalla redazione di Milano, volentieri. Grazie ancora.